L'operazione svolta dai carabinieri della stazione di Garatabiano si inserisce nel più ampio quadro del monitoraggio sulla percezione del reddito di cittadinanza condotto dall'Arma dei Carabinieri di Catania in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro. In questo caso sono state attenzionate più di 400 richieste, corrispondenti circa a tutta la popolazione percettrice di Garatabiano, e di queste 49, allo stato degli atti, sono risultate a vario titolo indebitamente percettrici, motivo per il quale la stazione le ha deferite all'autorità giudiziaria competente. La durata dell'indagine è stata di circa 2 mesi, nell'ambito delle quali l'analisi della documentazione allegata alle istanze ha permesso di ricostruire, in alcuni casi, delle dichiarazioni false, volte a ricostruire uno stato di famiglia differente da quello reale, proprio per abbassare il livello delle ISEE. In particolar modo, in alcuni casi si dichiaravano delle residenze differenti da quelle originali per potersi slegare dal nucleo familiare. Un altro caso particolare ricostruito è stato quello di 10 cittadini extracomunitari, provenienti per lo più dal centro del Nord Africa, i quali hanno dichiarato falsamente di essere sul territorio nazionale da più di 10 anni. Un altro caso particolare è stato quello di un cittadino che ha dimenticato di comunicare provvedimenti cautelari sofferti pur trovandosi agli arresti domiciliari. Complessivamente il danno stimato all'erario è di 350.000 euro.